Ciao a tutte ragazze e bentornate sul canale. Allora, oggi sono qui per parlare delle 10 tendenze preferite. Come vi ricorderete, poco fa ho realizzato il video in cui parlavo invece delle 10 tendenze che odio, che ha riscosso tanto successo perché per me il successo è quando commentate in tante, perché appunto ci scambiamo delle idee, mi dite cosa ne pensate, mi fa troppo piacere, ve lo dico sempre. E quindi per me, diciamo, sono stata contentissima, per cui ho deciso di fare anche le mie 10 tendenze. No, raga, come al solito. Le mie 10 tendenze preferite per vedere se anche voi le condividete, eccetera, eccetera. Cominciamo subito con la prima. La prima tendenza che adoro è l'intimo a vista. Sicuramente negli ultimi periodi avrete visto quanto è in voga questa tendenza, quanto le star le indossino facilmente e quanto però a volte le indossino anche ragazzine di 15-16 anni, anche magari quando e dove non c'entra nulla, quindi ovviamente sempre secondo, diciamo, la decenza e secondo il buon gusto. È bello indossare, secondo me è davvero molto molto femminile e sensuale indossare appunto questo intimo a vista, quindi che ne so, merletti, pizzi, però ovviamente sempre senza esagerare, nel senso, se è proprio trasparente questo intimo e se poi magari il capo che indossiamo è velato non possiamo andare girando praticamente nudo, quindi rientriamo sempre appunto, perciò vi dico, nella decenza, quindi secondo la decenza possiamo sbizzarrirci con questo trend, perché secondo me è davvero bellissimo. Io ho un po' di difficoltà, vi dirò la verità, infatti mi rattrista molto questa cosa, perché avendo una coppa abbastanza grande e un busto che invece è più piccolo, ho difficoltà a trovare reggiseni, soprattutto se bralette, questi qui più particolari, perché appunto se sono grandi, sono grandi anche di busto, tipo c'è la quinta, sì, magari mi va bene di coppa, però mi va gigante sotto e le bretelle sono larghe, quindi è largo e non mi tiene nulla, quindi ho tantissima difficoltà e cerco sempre di trovare un reggiseno adatto, perché veramente è troppo difficile. Infatti ora la mia amica Federica, allora voglio dire una parentesi, ogni volta io dico la mia amica Federica, io ho tantissime amiche che si chiamano Federica, quindi magari uno può pensare questa saluta sempre la stessa Federica, no, sono sempre diverse, questa è un'altra Federica, ognuna saprà di chi sto parlando, a chi mi riferisco. E comunque questa mia amica Federica dovrà andare quest'estate andrà a Miami e infatti ho detto no, vabbè, cioè tu mi devi comprare un sacco di cose, tra cui spero che riuscirà a trovarmi dei bellissimi reggiseni, perché lì ci sono anche, non lo so, busti minuscoli, tipo la prima di busto e la quinta di seno, perché davvero ci sono tanta gente evidentemente con il seno molto grande, così tra virgolette sproporzionato, che poi a me non è che sia sproporzionato, quindi figuratevi se invece fossi minuscola e avessi il seno grande vorrei pure capire, ma invece non è così, cioè alla fine è abbastanza proporzionata al mio busto. Il fatto è che non si trova, non riesco a trovarlo, infatti vabbè, mi sembra assurdo. Comunque, a parte sta parentesi, quindi ho detto a Leura che vai lì, mi devi fare una scorta, mi devi comprare i reggiseni, e quindi sperando di trovarli anche io, di potermeli permettere, perché adesso se vado a vedere non ce li ho, perché li vorrei appunto tanto indossare. Questa era appunto la mia prima tendenza preferita, una tendenza che mi piace tantissimo. La seconda tendenza che mi piace molto è l'accumulo di collier, quindi queste bellissime collane messe tutte insieme. Mi sta piacendo tantissimo la pubblicità di Tous, non so come si pronuncia, comunque quel marchio, magari ve lo scrivo, che ha come logo l'orsetto. Aspettate che magari, vabbè, sta lì, è lontano, mia sorella c'ha il braccialettino, comunque con questa sagoma dell'orsetto, quando fa la pubblicità ci sono tutti questi collier colorati bellissimi. Comunque vabbè, mi piace tantissimo l'accumulo di collane appunto, ovviamente messo per delle occasioni, non tutti i giorni 50.000 collane, stesso discorso che facciamo l'altra volta per i bracciali, sono belli i bracciali, l'accumulo, ma intenzionale, non tutti i giorni sempre le stesse cose. E quindi mi piace tantissimo perché davvero può arricchire un outfit molto semplice, può arricchire tantissimo una bella scollatura profonda, quindi enfatizzarla e renderla ricercata con queste appunto tante collane e così via. Sono bellissime anche tanti stili diversi di accumulo di collier, nel senso appunto magari delle in pietre diverse colorate, solo catenine abbastanza semplici con qualcuno un po' più importante, insomma tutte. Ci sono tantissimi modi di abbinarle insieme e questa è la mia tendenza preferita, la mia seconda tendenza preferita.
Terza tendenza preferita, che si rifà comunque alla seconda perché si tratta sempre di un accumulo. Vabbè, diciamo che tutti gli accumuli bene o male mi piacciono, quindi anche i bracciali eccetera eccetera, però questi qui ve li ho messi nel particolare perché dei bracciali ne abbiamo parlato negativamente nello specifico l'altra volta. E questo accumulo qui riguarda gli anelli, anche questo mi piace tantissimo, però devo specificare perché non mi piace per esempio l'accumulo di anelli come si porta mo, un po' punk, un po' stile punk, con tutti i teschi, queste cose grosse, quello non mi piace perché non è nel mio stile. Ma mi piace soprattutto quando abbiamo un abbinamento di anelli eleganti, ricercati. Questo stile lo indossa sempre, fateci caso, metterò qualche foto, sempre questo dettaglio lo indossa Blake Lively quando va alle serate, quando va agli eventi. C'è sempre il particolare della mano e lei ha questi anelli, magari un ovale turchese, poi uno lavorato, un altro semplice, c'è sempre questa qua. Mi piace tantissimo, appunto, non per tutti i giorni ma per questi eventi più importanti in cui vogliamo essere più, non lo so, più ricercate. Ecco, mi piace tantissimo, quindi ve lo straconsiglio per i look, soprattutto i stili sono bellissimi questi tipi di accumuli qui. Quarta tendenza preferita, adoro le unghie nude look, questo look che appunto fa sì che le unghie sembrino struccate, se così possiamo dire, sembrano senza smalto ma in realtà hanno magari uno smalto curativo, questi smalti nude appunto nel rosa o nel beige, sono veramente bellissimi perché rendono l'unghia sana, bella da vedere e molto molto semplice, elegantissima, ed è bellissima soprattutto ovviamente quando abbiamo un'unghia curata, anche se cortissima, però curata eccetera. Anche questa cosa ce l'ha molto spesso Blake Lively, vedo sempre queste mani curatissime con questo nude look e sono anche molto belle. Beh, ovviamente io vi dico che mi piacciono sia i colori, sia quelli più intensi, sia quelli pastello. Tipo adesso, non so se riuscite a vedere, indosso un pescato, le unghie corte adesso, e quindi mi piace tutto, però questa è una tendenza comunque che mi piace, che ogni tanto vedo in giro, soprattutto ecco magari nell'estate che non portano le unghie lunghe ma sono molto naturali, comunque ce l'hanno curate, bellissime, e questa cosa mi piace molto. La quinta tendenza che adoro letteralmente e che ha fatto sì che appunto andassi a farla anche su di me è la schiaritura dei capelli. È questa schiaritura graduale, molto molto soft, delicata, che avvolga il viso e faccia sembrare tutto più luminoso, ed è una tendenza che c'è da un bel po' di tempo comunque, ma come vedete va sempre sempre di moda ed è sempre più diciamo apprezzata da noi donne, perché appunto ci rende questi capelli più tridimensionali, più sensuali, ce ne sono più femminili, mi piace da impazzire davvero. Appunto, come dicevo, cambia sempre perché prima c'era lo shabush, poi abbiamo il balayage, ci sono sempre nuove tecniche, il sun kiss, insomma tantissime tecniche che comunque le racchiudo nella schiaritura dei capelli. Ovviamente anche qui mi metto qualche foto e parliamo ovviamente di una cosa fatta bene, perché ovviamente quando la facciamo male, quando purtroppo ce la fanno male, otteniamo l'effetto opposto, brutto, trasandato, grezzo e orribile. Quindi comunque quando è fatto bene veramente ci dà qualcosa in più, mi piace tantissimo. Sesta tendenza che mi piace tantissimo, vabbè tutte mi piacciono tantissimo ragazzi, perché sono le 10 tendenze mie preferite, permettetemelo. Adoro, non so se si pronunci così, io ci provo, l'ear cuff. Comunque l'orecchino, quello là che prende tutto l'orecchio, questi gioielli per l'orecchio se vogliamo dirlo nello specifico, li adoro letteralmente perché davvero, soprattutto quando ecco magari come adesso abbiamo dei capelli dietro l'orecchio, oppure abbiamo una pettinatura raccolta, oppure proprio tutti i capelli legati, fa sì che risultiamo molto più ricercate, eleganti nel nostro look. Poi comunque un po' fuori dal comune, perché magari ecco uno si usa le collane, gli orecchini giganti, queste cose qui, invece magari questa qui è un po' più particolare, fa parte delle ultime tendenze. Mi piace tantissimo questi orecchini belli che appunto rendono prezioso il nostro orecchio in maniera diversa dal solito e dai soliti orecchini, quindi anche questa tendenza mi piace tantissimo. I capi morbidi, scivolati, molto molto leggeri, leggermente trasparenti o comunque in trasparenza, mi piacciono tantissimo ed è una tendenza che appunto va molto, magari è bella soprattutto ovviamente nella stagione estiva, questa più calda, perché magari possiamo tranquillamente, soprattutto tipo, a me piace un sacco quando penso che appunto vado nelle zone di mare, perché
perché mi sento un po' più, mi sento, diciamo, sento che posso osare di più, quindi mi è legittimo, ecco, indossare una culotta e mettere un pantalone palazzo trasparente, perché non è che sto in città vado camminando con la culotta, però al mare mi piace un sacco. Infatti l'anno scorso una volta andavo a fare una passeggiata, mi sembra a Positano, con i miei amici, e passò questa ragazza che era in vacanza, non era italiana, con la famiglia, e stupenda, praticamente aveva questo vestito in trasparenza, totalmente in trasparenza, ora non me lo ricordo bene, però era totalmente in trasparenza, con il reggiseno, anche se non direi aver abbinato quel tipo di reggiseno perché era troppo strutturato, tipo con le coppe, preferisco qualcosa di più morbido, ecco, come qualcosa solo in tessuto senza coppe, eccetera, vabbè, parentesi. E poi aveva una culotta ed era appunto totalmente in trasparenza, ma camminava sul mare, eccetera, era proprio in quelle zone, quindi era fantastica, l'ho adorata. E appunto ovviamente non ce lo possiamo mettere in città perché vabbè andiamo nude, però nelle zone di mare mi piace un sacco. E poi vabbè, a parte queste cose eccessive con nude look, mi piacciono un sacco appunto le trasparenze su questi capi morbidi, appunto ecco queste gonnellone giganti che appunto anche se sono un po' trasparenti sono decentissime anche in città, insomma mi piacciono questo stile molto molto romantico e femminile, mi piace tantissimo, poi anche comunque comodissimo allo stesso tempo. Numero 8 dell'ottava tendenza, una tendenza che anche mi piace tanto e apprezzo quando la vedo indossata da ragazze, io devo dire che non le indosso quasi mai, però appunto mi piace, lo devo fare, è l'indossare capi più romantici, più femminili, con sneakers al di sotto, ovviamente senza esagerare, non è una cosa che non ci azzecca niente, perché certe volte vedo scarponi proprio orribili, carri armati, e poi il vestitino non mi piace, quindi una cosa abbastanza equilibrata, una sneakers abbastanza leggera, carina, di un colore che si abbini bene al vestito. Ma comunque mi piace un sacco appunto questi vestitini, soprattutto d'estate, vestitini, magari non so, un vestitino romantico, un giacchettino di pelle e le scarpette di ginnasia, questo stile un po' mescolato mi piace tantissimo, è una tendenza che apprezzo davvero molto. Numero 9, e questa tendenza mi ha fatto subito pensare a un'altra rubrica che vi farò prossimamente, fatemi sapere, lasciatemi un like se vi fa piacere che vi registri un tipo di video del genere in cui vi consiglio le cose più belle da fare, da indossare per essere eleganti, belle, per sentirci bene in spiaggia, diciamo, per sentirci per coccolarci, per sentirci belle, ecco, in spiaggia. E appunto sto parlando della tendenza di indossare gioielli in spiaggia, non sto parlando ovviamente di gioielli preziosi, no, sto parlando di quel particolare tipo una bella collana col corallo, dei bei orecchini di color tipo turchese belli grandi che ci illuminano il viso, insomma questa cosa di indossare gioielloni in spiaggia, un bel bracciale, mi piacciono tantissimo, anche se ovviamente sono un po' scomodi perché sono la prima che lo dice, poi non lo posso fare perché se mi imbrillocco dopo non sono libera manco di fare una cosa, di andare attimo in mare perché mi devo togliere la roba, però appunto soprattutto per le signore mi piace un sacco, perché le signore non sono come noi ragazzi che si vanno a buttare in acqua eccetera, stanno un attimo fermi, giocano a pallavolo eccetera, ma sono, diciamo, sono un po' più easy, sono un po', possono stare tranquillamente sotto l'ombrellone a leggere un giornale eccetera, magari si vanno a fare il bagno solo fino a metà busto, che ne so, e quindi comunque mi piacciono tantissimo i gioielli in spiaggia, questo tipo di gioielli qui, proprio pietre, tutte queste cose qui, le adoro. E appunto come tutte le cose vi dico anche un po' il contro, nel senso ovviamente non strafare, non indossare gioielli preziosi perché potremmo perderli, però potremmo, non lo so, rovinarli con la salsedine, quindi ovviamente dobbiamo scegliere bene quello che indossiamo per l'occasione anche ovviamente che scegliamo e così via. L'ultima tendenza che mi piace, l'ultimo capo di tendenza che mi piace molto, che sto vedendo tanto in giro, è il chiodo, però sia in colori diversi da quello nero, ovviamente quello classico, ma anche in tessuti diversi, e lo adoro, adoro questi chiodi appunto in diversi colori, diverse stampe, anche magari ricami, tessuti, mi piacciono tantissimo e vedo che tantissimo stanno andando in voga in giro, e ovviamente anche qui stiamo attenti a quelli che scegliamo perché alcuni sono delle brutte copie di brutta qualità, scegliamoli bene, vediamo bene pure come ci stanno, come ci calzano, e sicuramente troveremo quello più adatto a noi. Io ragazze ho finito, spero che anche questo video vi piacerà, come appunto avete apprezzato quello lì delle 10 tendenze che invece odio, queste appunto sono quelle che più amo, fatemi sapere se invece qualcuno a voi non piace, oppure se anche voi condividete queste, quali invece magari io non ho detto, invece magari a voi piacciono, quando ho detto invece come al solito, qualcuna che voi, mi viene da dire forse invece, qualcuna che voi amate, io magari non ho
citato. Io spero di avervi tenuto compagnia. Comunque, se non siete iscritti al canale, cosa state aspettando? Avreste già dovuto iscrivervi. E poi, niente, questo è il fatto. Arrivederci, grazie e un bacio grande.